City Life, musica e notizie. Dalle 17 alle 19 con Brox, l'attualità e gli approfondimenti dalla tua città sulla tua radio. Radio PNR. E su Radio PNR abbiamo i nostri approfondimenti e la nostra attualità, e abbiamo anche un ospite che per definizione è un ospite politico, è il vice sindaco, l'assessore alle manifestazioni. In realtà non viene tanto a parlare di schermaglie, consigli comunali, delibere, problemi della città, ma anche per una volta parliamo di cose belle, visto che ci si avvicina al Natale e c'è un bel calendario di manifestazioni quanto mai corposo, oserei dire. Vero Fabio Moreale? Vero Stefano, un saluto agli affezionati ascoltatori di Radio PNR, sono sempre l'onore di essere qua con voi, è sempre un piacere. Diciamo che da un lato, siccome ti conosciamo da un po' di anni, che hai sempre così cercato nella tua frazione, no, di cercare di sviluppare un po' la cultura, il coinvolgimento popolare, gli eventi eccetera, possiamo dire è una vita che aspettavo questo momento, un po' è un DNA, e quindi il fatto di poter finalmente organizzare come assessore delle manifestazioni natalizie è una roba che covavi in testa un po'. Ho fatto le mie prove tecniche nella frazione di Vola, la mia cara frazione, e poi siamo riusciti a metterlo in atto anche Tortona. Vediamo anche i primi, appunto, risultati. Il Natale dei bambini alla frazione per anni è stata davvero l'unica manifestazione che c'era, col 24 dicembre dopo la messa, un po' di sponsor che davano la disponibilità dei pacchetti regalo. Quest'anno invece direi che davvero da tanti anni a Natale non avevamo un calendario di eventi, e useremo quindi questa ore 40, questi 45 minuti per elencarli. Io non lo so se ci stiamo in un'ora e 40 in 45 minuti, ce la faremo. Perché veramente la quantità c'è ed è molto interessante. Per esempio, la cosa che vorrei evidenziare prima di tutto, partendo non tanto dal calendario, quello abbiamo tempo di darlo, così teniamo anche un po' l'ascolto dietro, è anche l'avere messo insieme tante realtà. Non è soltanto un calendario di cose organizzate dal comune e calate lì, ci sono, mi sembra, anche associazioni, singoli, appassionati. Questo Natale, con orgoglio devo dire che come amministrazione Chiodi è frutto di una grossa serie di collaborazioni, quindi Stefano lo sai che fare rete è sempre stato il mio sogno, quindi mettere insieme l'amministrazione comunale, che deve essere sempre la cabina di regia, comunque la diocesi, gli orionini e tutti i commercianti tortonesi, e soprattutto poi anche questi sponsor che le hanno dato associazioni culturali, il volontariato, insomma. Anche vuol dire che Tortona comunque ha una vitalità, no? Sì, ha una risposta, c'è stata una risposta. Noi la prima l'abbiamo avuta in Notte Bianca, questa piccola prova che abbiamo fatto quest'estate, questo evento ha vissuto grazie alla rete della serie. Allora cultura, volontariato, si può. Sì, si può. E allora vediamo un po' da che cosa cominciamo. Si poteva, anzi in realtà avevamo combinato di fare questa settimana, perché l'idea era di partire il primo dicembre, no? Secondo voi, con le manifestazioni, poi l'organizzazione ha fatto qualche slittamento, secondo me anche un po' il meteo che non ha favorevolmente influito sulla fase progettuale, diciamo così. Ecco, e allora cominciamo quando? Cominciamo c'è uno spettacolo legato a Coppi il 4 di dicembre al Teatro Civico Ristretto, quindi è ridotto del Civico, c'è tutta una serie di eventi legati a Coppi organizzati da Gianni Bergagli. Non nella sala? No, nella sala del Civico, poi si sposterà anche a Ridotto, perché light dinner. Deve essere comunque comunicato il tutto, non è ancora in fase di definizione, perché ho visto lo stesso Charlie Bergagli due sere fa ed era ancora anche lui. Charlie sta lavorando duro e forte. Era, guarda, evento che venendo alla radio l'ho visto chiudo nel suo negozio, al telefono scatenato. No, è scatenato, quindi... poi soprattutto è riuscito in pochissimo tempo a creare questo grosso evento di una valenza nazionale. Comunque sì, abbiamo poi dei patrocini, delle collaborazioni anche grosse. Poi prima di citare anche i vari patrocini, perché ci sono patrocini anche parlamentari, Senato, Camera dei Deputati, abbiamo tutta una serie di... Diciamo la verità, era anche un po' un assurdo che Tortona non avesse un evento dedicato a Coppi, no?
Certamente, soprattutto in questo caso. Sì, Tortona si è rimpossessata del marchio Coppi. Sarebbe bello riaverla in futuro questa manifestazione. Faremo di tutto, perché comunque lo sentiamo nostro anche come amministrazione, perché comunque ce lo siamo sempre detto noi che Coppi doveva tornare anche a Tortona. In ogni caso, personaggi ancora tutti in via di definizione, però Federico 40, che è uno dei conduttori di Linea Verde, sarà sul palco a condurre insieme a Marino Bartoletti, sì. Quindi voglio dire, già siamo con firme popolari e conosciute a livello nazionale. Sarà una grossa sorpresa, quindi sì. Diciamo che sarà una bella sorpresa, perché Charlie sta lavorando bene, sta sicuramente creando, è abituato a degli ottimi calendari con i concerti, con tante cose, quindi bocca al lupo per questo evento. Però non siamo ancora strettamente nel cuore dei programmi natalizio, che comincerà il 5 dicembre, di giovedì. Come mai? Giovedì, perché è un legato a noi, cerchiamo di coinvolgere le famiglie, i bambini e tutta la cittadinanza. Come dicevamo l'altra sera, c'è stata un'inaugurazione degli Assoli, lo spettacolo di Peppino Sarina. Abbiamo detto che comunque i bambini devono essere il motivo scatenante, che devono coinvolgere i genitori, i nonni, gli zii, quindi da loro deve nascere questo entusiasmo natalizio, perché è il Natale dei bambini, diciamo, per definizione è fondamentale, sì, la loro è la gioia, il dono, tutto, insomma, poi Natale è la nascita di un bambino anche, certo, proprio nella storia, di no? Un bambino famosissimo. Quindi, vale, no, l'ho scoperto questa cosa, non la sapevo, l'ho scoperta quando ho visto che Robbie Williams ha fatto un disco di Natale che si chiama Happy Birthday Jesus Christ. Allora, non dimentichiamo che il Natale è prima di tutto cristiano, al di là di queste battute che sì, mettiamo nei limiti di quello che vogliamo raccontare, ovvero una serie di eventi pensati anche soprattutto per i bambini. Ma le luminarie si accendono quando? Il 5 di dicembre alle 16:30, tutte, sì, c'è l'accensione generale, quindi abbiamo creato un happening su questa accensione, quindi faremo una cerimonia dell'accensione degli alberi, delle luminarie. E vado un attimo sul prosaico, per ricordare che comunque l'amministrazione ha dato anche un contributo ai commercianti, no? Sì, abbiamo dato un aiuto ai commercianti. Quest'anno c'era qualche problema di sponsor. No, diciamo che mi hai dato una grossa opportunità, perché noi abbiamo fatto anche creato questa serie di manifestazioni per rilanciare il tessuto economico cittadino. Beh, perché anche per loro, per la città, per ridare fiducia ai commercianti, noi abbiamo cercato in tutti i modi di rassicurarli dall'inizio comunque del nostro mandato, e quindi questi eventi sono anche per il commercio, per il tessuto economico, perché il centro va aiutato e rivitalizzato. Il commercio ha questa duplice valenza, no? Un po' sociale, perché comunque dove c'è commercio c'è anche la vitalità della città, e poi però comunque pur sempre gente che lavora nel territorio, bisogna aiutarci tutti, insomma. Noi anche come radio cerchiamo di promuovere un po' le attività locali in questo senso. Allora, la festa dell'accensione cosa sarà? Quando sarà e com'è? Allora, sarà il giovedì 5 dicembre, partirà dalle 16:30 in Piazza Arzano, quindi consiste in una vera e propria parata, diciamo una specie di una piccola processione con dei bambini, coinvolgeremo tanti bambini delle scuole primarie e secondarie, grazie anche alla biblioteca, al polo culturale che abbiamo valorizzato. Quindi partiremo da Piazza Arzano e raggiungeremo tutte le mete coinvolte per il Natale tortonese. Quindi un po' Santa Lucia, detto così, perché l'accensione degli alberi, il corteo, no? Fa un po' quelle cose nordiche legate al pre. Cerchiamo di valorizzare questo, il Natale sia cristiano che legato alla vita, a creare il tessuto economico, perché comunque il Natale deve essere festa. La festa della luce. La festa della luce, no? La festa della luce, è vero, perché comunque oltre ai sette alberi che abbiamo dislocato in città, abbiamo tanti giochi di luci. Per punizione dovrai dire dove sono collocati, perché ho visto che davi un'occhiata poco prima di andare in onda, vediamo se te li ricordi. Allora, certamente, due in Piazza Duomo. Ok. Che sono delle sfere di luce bellissime, molto scenografiche. Poi abbiamo il primo, comunque, dove inizierà questa parata, sarà in Piazza Arzano. Tre. Abbiamo l'albero più alto della città, che supera i 10 metri, che è nel Piazza dell'Annunziata, nel cortile del teatro. Un albero vero, certo. Sono tutti alberi veri, non abbiamo punte, non distruggiamo alberi. Noi siamo a favore dell'ambiente, che essendo anche assessore all'ambiente. Mattina poi c'è il Friday for Future, quindi non andiamo tutto a portare suscettibilità. Tutto nel massimo rispetto all'ambiente. Parla uno che scrive sui giornali cartacei, per cui l'ambiente. Ma ci sono punte di albero, non c'è nulla. Anche
alberi veri, che poi verranno ripiantati, tra l'altro sono tutti alberi che il comune ha acquistato per il Natale, poi ripianteremo i nostri giardini. Siamo a quattro, gli altri te li ricordi o li voglio aiutare? Mi ricordo come, no? Vai. Piazza Malaspina. Poi controlliamo. Poi ne abbiamo uno in via Carducci. Ok. E uno in dimmelo tu l'altro. Aspetta un attimo, no, no, ne manca uno, quello più in fondo sulla via Emilia. Largo Borgarelli? No, di là, di là, di là, guarda il mio braccio dov'è? Verso di là. Dimmelo Stefano. Ghigliottina. Ghigliottina. Piazza Marconi. A Piazza Marconi, sì, che sì, è davanti, certo, alla, certo, biblioteca civica, proprio, vedi, dove arriva. Sei preparato, vedi, no, che ho scritto davanti. Fatto il trabocchetto. Io sono il conduttore, voi siete i concorrenti, che cavolo, quindi, fatto il vedi, sei preparato. Quindi niente, vabbè, in ogni caso, anche se non li ricordava tutti, siamo sicuri che la, sì, piantumazione sono, ci sarà e sarà. Ci sono tantissimi altri. Okay. È una, è comunque una bella festa, un bel percorso e anche una città, credo davvero, addobbata a festa come non ricordavamo da tempo. Sì. Questa sarà il primo evento, quindi un bel pomeriggio che sarà anche pomeriggio carino, che terminerà verso le 18:30, quindi questa. E poi invece tutti i sabati, vedo all'incirca, senza andare proprio in ordine cronologico, ci saranno delle animazioni. Le animazioni, sì, a cura di Pazza Animazione, avremo il villaggio di Babbo Natale in Corso Montebello, l'angolo dell'ex asilo di Via Bidone. Eh beh, posto giusto anche lì, come collocazione. Sì, collocazione, perché comunque l'intento dell'amministrazione di Pazza Animazione, di coinvolgere i nostri amici anche, tra l'altro, sì, quindi salutiamo, sì, no, Paolo Piazza e Compagnia Bella, che più volte hanno trasmesso anche da noi, sì, un bel gruppo. E quindi ecco, la caccia al tesoro degli Elfi, poi ci sarà comunque anche altre piazze sono coinvolte, perché oltre agli alberi che abbiamo ricordato c'è anche Piazza delle Erbe, che avrà un albero di Natale stilizzato verso i commercianti che guardano via su Piazza Milano. Poi abbiamo una serie di illuminazione anche in Piazza Gavino Lugano, Piazza San Simone, avremo una serie di luminarie, quindi non questo si ferma. Ma avete fatto un accordo con i commercianti per scegliere il punto, le, sì, cose? Sì, no, sempre con dei tavoli di lavoro. Ah, okay. No, no, parlando insieme, siamo, ma sarebbe bello metterlo qui, no? Meglio dell'altra parte. C'è stata sinergia, no, abbiamo sentito, abbiamo convocato più tavoli, tipo 4 tavoli di lavoro, abbiamo condiviso ogni cosa con loro, anche, abbiamo anche la sigla natalizia è stata poi condivisa che da voi e da noi con i commercianti, perché noi non abbiamo inciso il disco come radio DJ, perché di gente che è capace a cantare da noi, sì, uno c'è sicuramente, pochi altri, quindi un altro anno comporremo anche una canzone. Adesso, al di là di quello, invece le nostre amiche del Museo Diocesano hanno un bel progetto sui presepi d'arte, sì, che non mancherà anche questo di attirare l'attenzione dei bambini. Qui siamo un po' a cavallo, no? Tra il laboratorio e la cultura, come sì, abbiamo naturalmente il modo migliore per fare cultura è fare laboratorio, perché se tu comunque crei un workshop intorno ad un evento e a una situazione legata al presepi, che è più la cosa principalmente natalizia, comunque li coinvolgi, quindi fai cultura e laboratorio ed è chiaro. E vedevo sempre nel programma di sabato 7 dicembre, a proposito di anche così di un po' di interculturalità, c'è una bella iniziativa della comunità rumena. Sì, abbiamo una corale, un coro amatoriale che si chiama Colinde Dita, ed è un coro polivocale che verrà, che loro hanno questi intrecci di voci molto belle, sì, nell'ortodossi, bella iniziativa, no? Perché comunque noi abbiamo notato che abbiamo una serie di numerosissime iniziative per bambini, però per adulti, quindi ci mancava il coro polivocale. E infatti, perché poi a proposito di adulti, ma ci arriviamo magari tra un attimo, parleremo anche di appuntamenti culturali, ci sono concerti, conferenze, mostre, ci arriviamo tra poco. Abbiamo parlato dell'animazione per i bambini, abbiamo parlato degli alberi da accendere nella festività, no, non è una festività, nella manifestazione del 5 dicembre, faccio ammenda perché me ne avete dette 4 poco fa, perché l'albero che si era dimenticato nella lista, Fabio, non era quello di Piazza Marconi ma quello di Largo Borgarelli o di Via Carducci, non me lo ricordo neanche adesso, comunque sono 7 gli alberi, ve li ridico: Piazza Marconi, cortile del Teatro Civico, 2 in Piazza del Duomo, Via Carducci, Largo Borgarelli, Piazza Malaspina, basta, non parliamone più. Adesso invece parliamo di appuntamenti culturali, perché ci sono tanti concerti e eventi che appunto non si rivolgono soltanto ai bambini, ma che porteranno anche dei bei contenuti, un po' di bellezza, no? Da vedere e da ascoltare. Sì, abbiamo sia un discorso legato al polo culturale nostro che ci stiamo cercando di sviluppare dall'inizio del nostro mandato, quindi la biblioteca, Palazzo Guido Bono e il Teatro Civico, quindi nelle vacanze natalizie questo polo culturale lavorerà tantissimo. Bene. Darà moltissimo alla città. Motivo anche per chi magari non ha voglia di muoversi e andare in vacanza, insomma, per avere anche delle belle cose ci da fare. Ci sono appuntamenti quotidiani per una
serie di punti, come dicevi tu, la quelli voce culturali. Sta andando, è una giornata lunga. Riunioni. Però cominciamo da una bella cosa che sarà alla Santa Maria Canale, alla chiesa di Santa Maria Canale, dove tra l'altro è in corso anche il restauro di quella famosa natività, tavola, sì, della natività, tavola che natività, chissà che se è di Leonardo, chissà. E quello sarà un bel tema, perché comunque già questa primavera abbiamo tutta una serie di iniziative legate a questo studio, questo studio, alle scuole sono molto interessate. Si può valorizzare molto bene. Proprio ieri sono venuti gli studenti del Marconi a parlare di un altro progetto e abbiamo accennato che faremo una puntata probabilmente sotto Natale con gli studenti di chimica che insieme al laboratorio di restauro stanno studiando la tavola, quindi, e quindi faremo un incontro con loro proprio sotto Natale. Bello. Diciamo che il tema scatenante del Natale, la natività, perfetto, intorno, no? A questo si è creato tutto questo profilo di attività. Il 12 dicembre che cosa si fa proprio attorno anche a questa tavola? Vedo appunto una serata artistico-musicale con l'ufficio dei beni culturali della diocesi e l'Accademia Musicale. L'Accademia Musicale, sì, la Perosi che sta collaborando moltissimo in questo periodo, un'elevazione artistico-musicale sulla Natività di Gesù, questo è il titolo dell'evento, e diciamo che la diocesi ha un ruolo importante in questo evento. Naturalmente sì, stavo andando per temi e volevo parlare anche di un altro concerto che sarà domenica 15 alle 20:45 al Santuario della Madonna della Guardia, Et Verbum Caro Factum Est et Habitavit Nobis, parola e suoni del Santo Natale, per cui qua anche andiamo lì, il ruolo proprio degli Orionini che fanno rete con noi, quindi c'è un coinvolgimento ma spontaneo da parte del mondo orionino, che noi siamo lusingati di questa collaborazione. Quindi parole e suoni, nel senso che ci saranno immagini, letture religiose accompagnate a musica, sempre musica. Ok, e poi abbiamo ancora un altro concerto che sarà domenica successiva, la domenica prima di Natale, il 22. Sì. Lo dici tu? Ce l'hai? Sì, c'è il corteo natalizio dei bambini, c'è una partenza dal Santuario della Madonna della Guardia alle 15, alle 16 c'è un ritrovo in Piazza Duomo che il Monsignor Viola darà, il nostro vescovo, la benedizione ai bambini e ai bambinelli del presepe anche, del presepe, certo. E poi ecco, c'è il concerto. Il concerto 17:30 in cattedrale, ci sarà il concerto di Natale, un ensemble vocale ambrosiano, quindi è tutto un insieme di musica, di invasioni musicali, come in qualche modo giochi in calla parlando di invasioni musicali. Casa, sì. E adesso abbiamo anche poi per quanto riguarda anche gli adulti, guardavo un laboratorio interessante che si fa con l'associazione Sarina, sta facendo una cosa interessantissima. Vabbè, allora no, diciamo quello, sì. Io volevo invece parlare del riciclo, ma dimmi pure questa cosa di Sarina, perché Sarina, qua forse anche sì, bene pubblicizzarla. Bene, questa. Perché Natale Panaro si è convinto, sapete che tutti, che il maestro è una persona grande, di alto livello, in televisione, alto tantissimo. E ha deciso con energia e entusiasmo di proporre all'amministrazione comunale questo progetto dei presepi. Quindi è riuscito, è un'impresa impossibile, ossia trovare oltre 20 volontari che quotidianamente lavorano alla costruzione del presepio. Ma cosa fanno? Un presepe con sagome o un presepio vivente? No, un presepe con sagome in polistirolo. Quindi faranno chiunque può. Chiunque, sì. Ci sono oltre 20 volontari che hanno deciso di partecipare a questo evento. Può ancora aggregarsi? Certamente si può aggregare, certamente. Il Natale Panaro è disponibile. Contattando l'associazione Sarina. Volevo invece parlare dell'altro laboratorio, qua andiamo sulla cultura del riciclo, che mi sembra venga fatta con la SRT. Eccola qua, SRT e Verde Commerce, il 21, sala polifunzionale, fanno dei laboratori natalizi riciclo e natura, probabilmente anche per cercare questi regali sì, per ridare il valore del Natale, diciamo che è questo, per non buttare via niente, comunque dare delle indicazioni ai bambini, perché la cultura del riciclo, dell'economicità parte dal mondo dell'infanzia, e quindi ci sono questi laboratori e sia SRT che Verde Commerce sono sempre stati sempre disponibili ai nostri eventi, quindi saranno i nostri partner anche per partecipare. Cosa, ci sarà qualche modalità sui siti istituzionali? Basterà partecipare, okay. Tutti saranno ben accetti. Senti, io ti parlo anche di un argomento che mi interessa molto anche per la persona, perché ho una cara amica che segue questo progetto delle bambole nel mondo. Sì, è una mia collega di un giornale dove collaboro, e appunto Pieranna Bottino sarà ancora a Tortona, ha presentato il libro la scorsa primavera e questa volta porta una collezione di bambole insieme a Anna Gallese, che è un'altra collezionista, collega, sì, veramente meravigliosa. Hanno 1000 bambole tra tutte e due, no? Palazzo Guido Bono dal 13 di dicembre
ci sarà questa, questa mostra delle bambole e mondo, si chiamerà questa mostra. Quindi la cosa bella è che ogni bambola racconta una storia, no? Sì, quindi ogni bambola ha una storia di tutti i tipi, da quelle magari anche che arrivano da paesi dove vengono fatti con anche materiali etniche, veramente poveri, sì, a invece cose ancora più antiche, ceramica, tutta una serie di... Quindi mi sembra un bel abbinamento, anche perché appunto questa sarà, hai detto, a Palazzo Guido Bono. Sì, adesso... sarà in collaborazione con l'UNICEF, che comunque darà, venderà le proprie bambole. Le famose scopo, pigotte. Le no? pigotte che avranno uno scopo benefico, quindi cercheremo di abbinare questa occasione. Abbiamo detto i concerti, abbiamo detto l'intrattenimento per i bambini, abbiamo parlato delle mostre, ci saranno anche altri appuntamenti culturali, adesso guardando al volo. Teatro civico, spettacolo, il musical. Ecco, cioè, questa è la grande novità. È la grande novità, perché è stato tutto costruito un po' intorno a questo musical. Musical che è nato come un'idea dell'amministrazione con Piemonte dal vivo, di dare un significato al Natale e di portare questo evento nazionale, Buon Natale, Babbo Natale, che si svolgerà il 23 dicembre alle ore 18 nel Teatro Civico Cittadino. Quindi quindi questo naturalmente biglietti prenotabili presso presso la biglietteria del Teatro Civico, ce ne sono ancora pochissimi, però vale la pena di provare, perché è una bella opportunità. Poi, fuori abbonamento, sì, fuori abbonamento, certamente anche questo è importante. No, io adesso volevo chiedere a Fabio, così facciamo anche un altro piccolo stacco, qual è la tua canzone di Natale? Perché poi parliamo di un progetto che fa anche la nostra radio, e così parliamo di noi stessi, ma ne parli tu, così non sembra che te lo chiediamo. E diciamo che sono, per quanto riguarda, ti stupirò, per quanto riguarda il Natale, sono legato molto ai canti natalizi tradizionali. Cattolici, tradizionali. Ma ad Este Fidelis, cioè creano un'atmosfera e danno ancora calore natalizio. E invece nelle cose un po' più moderne, quali preferisci? Quelli magari più arrangiati rock, più arrangiati gospel, quelli scritti per l'occasione, perché pensiamo, non so, sì, di diciamo dei gospel, All I Want For Christmas, Mariah Carey da sempre, allora. O Happy Day, vabbè. E allora come posso mettere un brano di Natale che possa rappresentarti? Fammi vedere un po', devo pensare un po' ai tuoi gusti, e anche, beh, anni 80 verrebbe da dire, no, sicuramente Band Aid, Do They Know It's Christmas, che però non riesco a ritrovare. Ce l'ho, ma ho una versione troppo recente, perché ci stiamo lavorando su questo Last Christmas di Michael. Mi sa che andiamo a finire così, sai. Così. E comunque è un bel classico. Basti pensare che non è, prego? Don't Give Me Santa. No, non ce l'ho, Don't Give Me Santa. Basti pensare che Last Christmas è una canzone che poi è diventata natalizia, ma in realtà non ha niente a che vedere con Natale a livello di testo, perché dice il Natale scorso siamo andati in montagna, mi sono innamorato di te, di un profano incredibile. Quindi è una storia di un amore che finisce, però c'ha quei campanellini, sì, quell'atmosfera che così dà l'ascoltatore che non ascolta il testo ma è solo musicale. E allora basta, godiamoci questa Last Christmas dei Wham su PNR, e poi torniamo a parlare con Fabio di tutti gli eventi natalizi. La prima canzone di Natale della stagione di Radio PNR, perché poi tra un po' inizieremo a inserirle nella nostra programmazione, Last Christmas dei Wham, non è una scelta originalissima, ma è comunque un simbolo. Ormai è un tradizionale, perché sono 35 anni che ci tormenta ogni Natale, e va detto, comunque il simbolo delle canzoni di Natale. Ci sarà nella playlist della filodiffusione cittadina? Assolutamente, no, sì, perfetto. Anche perché la notizia appunto è questa, una bella novità, almeno per quanto ci riguarda, perché permette a noi di dare anche un contributo a questo. Ascolterete, no, nelle vie cittadine o nei negozi alcune colonne sonore. La colonna sonora sarà fatta di brani di Natale e di brani di successo attuale e classici dalla nostra playlist, perché appunto c'è una collaborazione anche con PNR. Sì, una grossa collaborazione che comunque ha dato modo di fare rete anche dal punto di vista musicale. Ma sì, appunto, il nostro contributo, siamo una radio e forniamo la musica. In questo, insomma, se passerete nelle vie, speriamo che queste canzoni escano al saremo momento solo giusto, nelle vie Natale perché poi noi le scegliamo, ma poi alla fine a metterle in ordine è pur sempre una macchina, per cui va a finire che magari poi la sequenza non è mai la migliore possibile, ma prima o poi la canzone che vi piace vi assicuro che la beccherete e troverete il vostro Natale preferito. Quindi questo, quando comincia la musica? La musica dal 5 dicembre, quando inizieremo la cerimonia di accensione, sarà il colpo di partenza del Natale.
Molto molto bene Fabio. Allora, cosa rimane? Perché io qua non ho più, mi sono chiuso l'elenco dei programmi natalizi. Abbiamo parlato del musical Buon Natale Babbo Natale, no? Sì, Buon Natale Babbo Natale. È il 23, quindi più o meno abbiamo già detto tutte le cose tra mostre, eventi natalizi. All'interno della biblioteca ci sarà molte attività. Vai, raccontaci qualche cosa di cosa stanno preparando. Vai. Sì, all'interno della biblioteca ci sarà il Natale di Lele Luzzati, le attività rivolte alla scuola di infanzia primaria del primo ciclo, a Rodari 100, il pianeta degli alberi di Natale. Poi ci sarà lo Schiaccianoci, in collaborazione con l'Accademia Civica. Cioè, ma lo ballano? Sì. No, è legato ai bambini. Sì, ci saranno comunque delle collaborazioni con Danzarte. Sì. Ah, che bello! Mercoledì 11, mercoledì 4, mercoledì 18 dicembre. È una bellissima storia. Dalle 9 alle 12 in biblioteca, in collaborazione con Danzarte. Con il mio amico Stefano Botto, che salutiamo sempre volentieri. Collabora sempre con noi. Poi abbiamo il canto di Natale. È anche un tuo conterraneo, Fabio. Sì, perché abita Vo. Sì, abita un tortonese di Vo. Quindi in qualche modo, insomma. Abbiamo Francesca Pasino che collaborerà con noi mettendo in scena il canto di Natale di Dickens. Ah, che bello. Sempre questo invece si svolgerà il giovedì, sarà giovedì 5. Giovedì tutto questo 12, in biblioteca? In biblioteca, sì. Per i bambini, il giovedì pomeriggio già ci sono gli incontri di lettura, no? Se non sbaglio, per i bambini diventeranno questo. Il settore cultura è veramente uno dei più idee ferventi. Va bene, fate bene, diciamo, coltivatelo, anche perché sono dei funzionari che hanno delle idee brillanti e sanno anche poi coinvolgere nel modo giusto anche questo. Bene, che abbiamo ancora? Una serie di laboratori manualmente lab, si chiamano Merry Christmas, e creazione dei gnomi, folletti, pupazzi di neve, quindi un discorso di laboratori. Poi il calendario ve lo diamo, su PNR adesso. Sì, facciamo certo, una cosa così sul veloce sito del comune, e troverete sul tutto sul sito del comune, sul sito di PNR, telefonando in biblioteca. Usciranno manifesti, locandini, 6x3, e saremo invasi da, abbiamo addirittura dei pieghevoli per i cittadini che troveranno nei negozi. Anche quello è utile, perché uno magari si ritaglia, si trovano, se lo tiene in tasca, nella borsa. Comunque le iniziative dureranno fino all'Epifania, quindi arrivano le Befane in città, quindi distribuiranno i dolcetti ai bambini, quindi faremo sentire anche l'atmosfera dell'ultima giornata natalizia. Parliamo anche di chi lavora per il Natale. Tu non sei assessore alle attività economiche, ma al commercio sì, se non sbaglio. Sì, sono assessore al commercio. Per cui, secondo te, il Natale dei commercianti, tu hai parlato anche con loro, poi li sentiremo sotto Natale, ma che auspici hanno? Nel senso che è un momento importantissimo per loro per chiudere l'annata. Secondo te hanno la sensazione che si possano fare, possa fare un buon lavoro, o hanno paura che si rischi di non avere quella clientela che si aspetta? Perché nel caso poi facciamo anche un po' di raccomandazione a guardare prima le vetrine in città e dopo magari quelle fuori o sul web. Diciamo che tu sai benissimo che prima di diventare comunque assessore in questa legislatura è stato consigliere d'opposizione 5 anni, quindi li ho visti i commercianti a tutte le riunioni, ho partecipato perché comunque facevo parte della commissione consiliare, certo. Quindi c'era molto scoramento, molta preoccupazione. Devo dire che questi piccoli eventi della Notte Bianca al Natale hanno iniziato a dare un po' di energia, di speranza ai commercianti. Beh, già dalle scorse estati avevano già incominciato, credo, no? Anche però con le attività, lavorare bene anche la sera. E adesso però c'è una buona energia. Infatti c'è questa nostra soddisfazione di portare, infatti noi speriamo nei risultati, che poi quantomeno almeno motivare e dare un po' di ottimismo, dare dei risultati, poi i risultati naturalmente dipendono da tutti di noi, senso di tutto ciò, di questi sforzi che stiamo facendo come amministrazione. Qual è il regalo di Natale che fa l'assessore abitualmente ai suoi amici della cerchia più intima? Quale tipo di prodotto così? Vabbè, io mi leggo ai vini. Quindi ottieni comunque le produzioni locali, sì, no, locali, io sono più sui libri, però comunque comprati in librerie della libreria, anche librerie, però diciamo che ai collaboratori i vini e tutto ciò che è legato al territorio. Beh, certo, poi tu, vabbè, terra di vini in collina, lì hai anche degli ottimi amici produttori, certo, per cui senz'altro anche quella è una bella sinergia. E invece che prospettive avverti dal punto di vista di somministrazione, ristorazione, bar e ristoranti? Dovrebbero lavorare bene anche con un calendario di attività così, no? Sì, credo che ci saranno delle soddisfazioni, però è meglio non vendere prima del risultato. Però le fate anche per
per loro. Facciamo soprattutto inevitabile, per loro, per la cittadinanza, ma anche per il commercio. Noi dobbiamo divertirci, ma loro ci devono campare. No, bisogna dare un segnale perché Tortona diventi attrattiva dal punto di vista economico, anche commerciale. Naturalmente, allora abbiamo finito con questa rassegna, ma Fabio, io penso che in vista almeno dell'accensione delle luminarie o una telefonica, quantomeno la settimana prossima poi ci saranno delle dirette, penso che comunque poi eventi ce ne sono tantissimi. Guinzaglieremo qualche nostro videomaker e poi noi come radio ho avuto proprio mandato poco fa che dovrò organizzare anche nella mia trasmissione un sacco di ospitate, di interviste quasi per ogni evento, almeno di quelli che hanno una referenza ben precisa, non so, i concerti piuttosto che i laboratori, gli eventi culturali. Dobbiamo chiedere una cortesia, ricordare le persone, che gli sponsor che hanno permesso la realizzazione di questa grossa rassegna. Abitualmente non lo facciamo, ma però in questo caso, visto che noi siamo coinvolti, ci tengo particolarmente perché ha dimostrato un senso, è un'opportunità per di fare appartenenza rete con la città, e va detto, perché senza di loro non si farebbe nulla. La Fondazione Cassa Risparmio di Alessandria, che è stato uno sponsor importante, l'Ubibanca, poi Ecoprogramma, che ci sta dando una grossa mano, e poi le farmacie Osi, farmacie del Corso d'Orione e l'Alpla, che anche loro gestione ambiente. Ok, molto importante, alcune poi sono anche a partecipazione pubblica, quindi non è una tutte legate al territorio, dobbiamo ringraziare, perché comunque i tortonesi devono ringraziare anche loro, perché comunque senza soldi tu mi insegni che non si può fare nulla. E comunque credo che abbiate fatto un bel calendario molto ricco e anche senza costi esorbitanti. Sì, diciamo che abbiamo utilizzato tutte le associazioni, quindi è prettamente tortonese. C'è anche del volontariato dentro. Tanto volontariato. E poi c'è anche una furbata, bisogna dirlo, perché quando una cosa viene fatta in positivo, per me i furbi non sono quelli che rubano, non uso quell'accezione, uso furbo per indicare una scelta sveglia, credo sia stata anche tua personalmente, se non ricordo, l'idea di far convergere sul Natale una sponsorizzazione piuttosto corposa che doveva andare per un programma televisivo che alla fine non si è fatto. Sì, diciamo che col sindaco naturalmente ci siamo accordati che la cosa migliore era di regalare questa opportunità alla città, quindi questa è un'occasione migliore, visto che comunque il Natale è stato il nostro primo atto importante, perché comunque noi veniamo da un bilancio che non era nostro e quindi le risorse erano diverse. Va detto che sicuramente un programma televisivo come poteva essere Eurogames magari avrebbe dato visibilità a livello nazionale, ma forse così ce li godiamo anche un po' di più. Che il fatto di essere diventate prime riserve, nulla cade per caso, ha dato soddisfazione alla forse città. Forse in città ci divertiamo un po' di più che non a guardare magari dei nostri amici in televisione, che però a volte sono cose che sono belle, due cose diverse, due opportunità diverse, due cose completamente diverse. Tra l'altro anche mi diceva l'amico Charlie Bergaglio che Federico 40, che a Tortona è stato più volte, ha preparato anche nel suo libro che dovrebbe uscire in occasione proprio anche del premio Fausto Coppi mercoledì prossimo, mercoledì 4, anche un grosso capitolo dedicato al territorio tortonese, quindi sono persone c'è un fermento particolare in questo ultimo periodo su Tortona, e speriamo che... Sai cosa ci manca? Ci manca un regista che faccia qua qualcosa. Il comune? No, un regista che fate del cinema proprio. Ah, del cinema, sì. In quel senso lì. L'idea di, cioè, non so, un film, un documentario, un reality, un qualcosa. Guarda che sta arrivando questa situazione, perché con l'ho la visione, noi abbiamo siglato un accordo con Film Commission di Torino, quindi siamo uno dei 13 delle 13 località piemontesi che alla quale Film Commission ha dato l'opportunità di fare regia e cinematografia. Questa è una notizia allora che stai dando, per cui probabilmente era soltanto un mio auspicio, non era una cosa particolarmente meditata, non voleva essere un assist, in mondo una visione cosa come dottora adesso. Però è importante, perché comunque guarda quante località si sono valorizzate grazie a dei film, basti prendere in mente Il Cilento, che quasi nessuno conosceva ed è un angolo meraviglioso, grazie a un bellissimo film, mi pare che fosse Benvenuti al Sud, ha creato una magnifica annata, era bellissimo quel film legato ai colli e ai vini. Quindi in qualche modo perché non raccontare anche delle storie qua, dalle nostre parti, i panorami e le produzioni certamente. Questa amministrazione si sta muovendo ovunque, quindi... È vero, ci stiamo provando... fa propaganda, però se si riesce a fare, perché no, insomma, chi ci stiamo provando. Appunto, voglio dire, l'importante è siete lì
per agire per il bene della città, e qualunque idea e contatto che possa innovare e sviluppare va benedetto da qualunque parte essa arrivi, insomma. Grazie allora Fabio Monreale, che risentiremo immagino qualche volta ancora da qua a Natale sicuramente, per parlare degli eventi, aggiornare man mano, e insomma vedo che in pentola bolle tanto, i cervelli fumano, dateci dietro che ne abbiamo bisogno, vogliamo una città vitale e interessante. È l'obiettivo lo stesso, grazie Stefano. Pubblicità, giornale radio, torno domani alle 17 con un altro City Life, musica e notizie, ciao da Brox. A tra poco.